Un appello a non dimenticare Betlemme in un momento nel quale tutto il mondo si appresta a festeggiare il Natale. È quello lanciato da padre Ibrahim Faltas dalla pieve di Romena in Casentino, dove la Fondazione Giovanni Paolo II ha tenuto l'Assemblea annuale. Padre Faltas è il responsabile per la custodia di Terra Santa dei rapporti con Israele e palestinesi e collabora con la Fondazione che da anni si occupa di cooperazione con il Medio Oriente. Tanti progetti in corso, da quelli di Betlemme a quelli del Libano, per arrivare ai bambini e alle bambine di Aleppo in Siria che con grande fatica stanno uscendo da sei anni di guerra civile. La fondazione diretta da Angelo Rossi anno dopo anno cresce e amplia il suo raggio di azione, cercando di alleviare alcuni dei tanti bisogni presenti oggi nel Medio Oriente. Padre Faltas, qual è l'augurio che vuole lanciare da Romena per questo Natale? L'augurio che voglio fare, voglio fare a tutti, a tutti quelli che hanno perso il loro proprio cammino, che veramente si ricordano che a Betlemme c'è una stella che indica la, la giusta via, indica... Vero, la, vera, la strada vera per tutti noi, il vero cammino per tutti noi. E voglio anche augurare a tutti, a tutti, a tutto il mondo, un buon Natale. Ma anche voglio dire a tutti, a tutto il mondo, che non dimenticano Betlemme: non dimenticano quella città dove tutti siamo nati, tutti noi siamo nati a Betlemme. E veramente non dimenticare Betlemme, non dimenticare i problemi di Betlemme, non dimenticare la gente di Betlemme. La gente di Betlemme ha bisogno di aiuto, la gente di Betlemme ha veramente bisogno dell'aiuto di tutto il mondo, ma soprattutto anche della comunità internazionale, di risolvere, di risolvere questo problema della Palestina, così tutto il mondo può vivere in pace, diceva sempre Giovanni Paolo II, se non sarà pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo, allora in questo Natale chiediamo la pace per Gerusalemme e la pace veramente se viene realizzata a Gerusalemme penso che avremo la pace in tutto il mondo. Come si è preparata Betlemme alla festa del Natale? Abbiamo iniziato il primo dicembre con l'ascensione dell'albero. A Betlemme con tantissima gente, con tantissimi sindaci anche che sono venuti dall'Italia, è veramente stata una cosa bellissima che anche con la presenza del primo ministro palestinese abbiamo fatto una grandissima festa. E adesso anche e stiamo preparando per il gran giorno del Natale, il 24 dicembre, un giorno storico, un giorno per tutti una un, il Natale, una festa nazionale per tutto il paese. Partecipano tutti palestinesi, anche da tutto il mondo arrivano a Betlemme e c'è anche l'ingresso del Patriarca Latino che ci saranno anche tantissimi scout da tutta la zona della, della, della Palestina e da tutti anche di di, di, di intorno. È una grande festa per entrare a Betlemme, a ricevere lui come ingresso a Betlemme, che parteciperanno anche più di una trentina di gruppi di scout. E questa è una gioia soprattutto per i nostri bambini che come tutti sappiamo, come soffrono, come stanno vivendo una situazione molto difficile. A Betlemme ci sarà anche il presidente Abu Mazen a sottolineare che questa è una festa davvero di tutti, cristiani e musulmani. C'è la cena del presidente Abu Mazen di, che viene sempre a cena con i frati francescani. Con il patriarca, con, con tutti questi invitati a quella cena che è una cosa molto bella, e poi siamo abituati anche alla messa di mezzanotte: ci saranno tutti i pellegrini del mondo che sono venuti per questa messa per celebrare il Natale, anche con la presenza di Abu Mazen che sarà presente ormai, è diventato sasco dal 1995, da quando ha iniziato il presidente Arafat, di essere presente alla Messa e anche a Vumazin. E questo per lui sarà il primo Natale, perché tutti noi festeggiamo il Natale il 25 di dicembre, ma il presidente deve essere in tre Natali, il Natale nostro, il Natale dei greci ortodossi e il Natale armeno. E, e dico che veramente una, una, noi viviamo il Natale in modo speciale perché abbiamo tre Natali e tutti partecipano. E, come ho detto, tutti, una, una, una festa per tutti, soprattutto per i cristiani ma anche per i musulmani. Il Natale. A Romena c'era anche Monsignor Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole e presidente della fondazione ha sottolineato tre parole, luce, gioia e pace. Perché? Gli auguri di Natale partono dal pensiero di Betlemme, perché lì è iniziata anche la storia della fondazione Giovanni Paolo II. E questi auguri vengono formulati con tre parole che hanno colpito in quella notte di Natale i pastori andavano verso Betlemme. La prima parola è luce, una grande luce li avvolse. Ognuna di queste parole ha un riferimento a Gesù Cristo, ha un riferimento anche a noi. Infatti il Vangelo dice che Gesù è la luce del mondo che è venuta per dissipare le tenebre, ma Gesù ha detto voi siete luce del mondo. La seconda parola dell'augurio natalizio è la gioia, e infatti l'angelo disse vi annuncio una gioia grande che sarà per tutto il popolo, questa gioia è anche una persona, è Gesù Cristo, ma anche noi siamo invitati ad essere portatori di gioia in un mondo che ha bisogno veramente della gioia vera, profonda, una gioia che richiede sempre un prezzo, l'imprezzo del nostro impegno. E la terza parola che ha accompagnato in questo viaggio i pastori è pace, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini che Dio ama, è il canto che hanno sentito nella notte di Natale e anche questa parola pace è un programma per tutti noi perché dobbiamo, secondo la veritudine evangelica, essere gli operatori di pace. Tra gli intervenuti all'Assemblea della Fondazione c'era anche Paolo Gentiloni, parlamentare e già presidente del Consiglio. Gentiloni di cosa c'è bisogno in questo momento nel quale le scelte sembrano orientate dalla paura? Beh, siamo in un posto qui meraviglioso che secondo me ci, ci spinge all'essenzialità dei valori e credo che. La Fondazione Giovanni Paolo II, con i suoi progetti internazionali, con il suo contributo al reinserimento e al lavoro, è un esempio delle cose essenziali che dobbiamo tornare a mettere al centro dell'attività eh, civica, pubblica, tornare ai valori. Questo è il contributo che la Fondazione Giovanni Paolo II sta dando e darà in futuro.